Signori, belle mie, benvenuti in un nuovo episodio di Dead Space Remake. Nell'ultima puntata abbiamo mandato un radiofaro tramite un meteorite, dato che i sistemi di queste Ishimura vanno tutti a puttane. Il nostro personaggio sta aggiustando praticamente mezza nave e niente, quindi adesso abbiamo mandato questa cosa soltanto che forse potrebbe essere un errore o forse no, non lo sappiamo ancora, che la richiesta di aiuto potrebbe addirittura richiedere 48 ore di tempo, quindi una roba imperdonabile e impossibile. In questo momento dobbiamo cercare di raggiungere il ponte per vedere se Nicole anche sta bene, anche. Vediamo cosa accadrà, quale sfiga avrà Isaac. Comunque Isaac è sfigato quasi quanto Lara Croft, ora che ci penso, perché anche Lara Croft di tutti i tipi gliene capita. Tra l'altro appena finiamo Dead Space dedico un po' ad Atomic Heart e cerco di completare anche Borderlands e poi iniziamo Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider. Ok, andiamo al ponte. Anche perché la serie di Rise of the Tomb Raider è la prima che ho portato, diciamo, non è proprio la prima, perché la mia prima serie su questo canale è Dying Light, che ho fatto la prova, diciamo, a registrarlo così. Mi sono divertito molto, solo che mi serve ancora a me sciogliermi, nonostante queste serie. Ci sono episodi più attivi, episodi meno attivi, non lo so, dipende anche dall'orario in cui registro. Porco... Madonna ladra! Ma che cazzo, raga, stavo parlando con voi tranquillo. Cazzo è successo? Lasciatemi stare. Ok, si è ripreso, mamma mia. Mamma mia, stiamo arrivando. Ok, siamo qua. Beh, buongiorno. Madonna. Isaac, ha risposto una nave militare, oh. La USN Valor. Hanno ricevuto l'SOS. Già qui? Che cosa ci fa una nave militare là? È di pattuglia? Non importa, mi farei salvare anche da una gazza. Raggiungi le comunicazioni, riparato il sistema, avremo tutte le risposte. Però cazzo, una nave militare in mezzo a tutto sto disastro che fa finta di niente, anche se di pattuglia, che non l'ha visto che lei Ishimura ha tutti questi problemi. Non lo so, raga, non lo so. Non è che mi fido tanto io di sta roba. Andiamo. Oh, obiettivo aggiornato, trovi il rig dell'ufficiale di comunicazione. Possiamo trovare un altro rig. Ma in queste zone qui, vabbè, tutto esplorato. Qua sono posti dove siamo già stati. Qua ce l'hanno. Esatto. Crediti, munizioni, ecco. Oddio. Ma che due coglioni. Mi giro un attimo, raga, un attimo. Guarda, guarda. Ok, ho fatto. Ma che cazzo mi significa tutto questo? Madonna. Oh, 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 no, 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 no. Madonna. Che cazzo è? Mamma mia, raga, munizioni, godo. Vaffanculo, tu e la quarantena. Un altro. Ricevo strani picchi di segnale quando comunichiamo. Se i problemi al sistema di comunicazione si diffondono. No, non è questo. La porta del settore comunicazioni sarà aperta. Vai alla postazione di controllo. Isaac, occhio a quel che dici. Credo che qualcuno ci ascolti. La nave militare sarà che ci sta ascoltando. Che comunque, raga, mamma mia, i traumi il personaggio, eh. Minchia, se questo posto così dal nulla entra in quarantena, spunta Godzilla che ti incula male. Oh, salvataggio, salva soldato. Siamo al capitolo 8, non so quanto manca alla fine del gioco, ma penso che una volta andati via dall'Ishimura, penso ci leviamo dei coglioni, eh. Non penso andiamo qua a fare visita, a giocare a poker. No, di nuovo quel bastardo. È morto? Ancora? No, ma sono più di uno. M-
Mamma mia, questi qui li odio, raga. Ancora vivo, eh. Ok, noi dobbiamo andare di qua. Fammi dare una rapida occhiata. Ah, sì, sì, mi ricordo. Qua dove abbiamo battuto il primo bestione lì, quello che non capivo all'inizio. Come cazzo succedeva? Poi ho scoperto che dovevi andarci dietro mentre lo bloccavi con la stasi. Ci spariamo un kit se ce l'abbiamo. Non abbiamo... Ah, abbiamo quello da tre. Aspettiamo di prendere un po' di danni così non lo sprechiamo. Ad aggiustare i sistemi. Vabbè. Ma buongiorno, guarda che ti ho visto, buon uomo. Che cazzo è? Guardalo che bastardo che sei. Ma che cazzo è che mi ferisce così? Porca puttana. Guardali. Guardali. Guardali! Quanto li odio questi. E vai a cagare. Guarda, guarda, mi sta ammazzando. Che due coglioni. Allora, è un po' un casino, raga. Voi vi salto probabilmente tutto questo. Perché sti cosi qui non funzionano in teoria, per come ho capito. Oh, minchia, raga, due ore, vaffanculo. Due ore qua. Forse ci siamo. Prova ad aprire un canale verso la Valor. Oh, ok, apriamo il canale, per cortesia. Mamma mia, 50 ore di tentativi per fare sto... sto coso qua, per allinearli. Poi con questo movimento, mentre sei... gravità zero, ti gira solo la testa quando fai ste robe. È uscita, ma è meno male. Ah, ma questo è il capitano medio, so che l'avevamo già ascoltato sta roba. Ok, noi dobbiamo andare qui. Vabbè, salviamo dopo. Vediamo. In teoria possiamo attivare le comunicazioni. Porca puttana, che cazzo è? Star Wars. Trasmissione su tutte le frequenze alla la Valor. Shimura in risposta al segnale di SOS. Abbiamo raccolto la capsula 47 e ci avviciniamo alla vostra posizione. Questo messaggio si ripeterà ogni 30 secondi fino alla risposta. La capsula? Cazzo, la capsula lanciata da Emmond. Chen, la creatura era a bordo. No, 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 no. USM Valor, rispondete. USM Valor. Ah, non c'è abbastanza segnale. Abbiamo l'antenna a lungo raggio? No, qualcosa blocca le paratie sul sistema di comunicazioni. Ma che... Ci sarà un'apertura manuale alla manutenzione. Io vado, cerca di contattarli. Cazzo, c'era il bestione nella capsula. Minchia, questi nella coscienza ce li abbiamo, raga. Attiviamo le antenne. Minchia, stiamo aggiustando una nave. Attiva le antenne, attiva il cazzo, attiva quel. Vai a fare in culo. Ancora vivo sei? Ancora vivo? È morto. Adesso è morto. Oh, un nodo? Nodino, nodello. Comunque aumentare l'armatura, vedi, ci potenzia. Potenzia sia l'aria leggermente, ma soprattutto potenzia gli oggetti trasportabili dell'inventario. Potenzierei onestamente la tuta. A sto colpo, sì. Ecco, i punti salute, l'aria e la durata della stasi. Molto utile alla fine. Bene, così ci potenziamo un po' noi. E ci sta. Oi, buon uomo. Oddio! Cosa cazzo sei? Cosa cazzo eri? Mamma mia! Manutenzione, di qua cosa cazzo c'è? Spogliatoio, ma... Oh, vedo delle cose. Piano piano, andiamo con calma. Munizione impulsi, potenziamento arma. Potenziamento lama al plasma. Ah, buongiorno. Ah, scusa, quella tua arma. Guarda come si squartano.
Una lama, raga. Una lama, un nemico. È troppo forte. Guarda, guarda come in quanti strati di pelle. Vedi, questo è il, questo qua verdognolo, tipo il suo strato principale. Dove colpiamo noi, vedi come siedono i tessuti, le ossa, tutte le budelle. È fatto troppo bene, raga. Che i giochi next gen, mamma mia, raggiungono un livello grafico e un dettaglio incredibile. Questo fa pensare che in futuro, raga, immaginate i giochi del 2050 come saranno. Munizioni, crediti, energia. Ci stanno facendo trovare un po' troppe cose, raga. Qualcosa mi dice che ci sarà a breve tipo il dio dei mutanti. Cos'è? Torno indietro. Non mi piace questo suono. Ok, vediamo se possiamo attivare l'antenna. Malattie ostruite. Contattare manutenzione. Tanto sono io l'ingegnere della vita. Che succede all'antenna? Ma che cazzo? Il Leviatano si è impigliato nel sistema di comunicazioni dopo che l'abbiamo espulso. Non vuole proprio arrendersi. Isaac, non abbiamo tempo. È ancora vivo. E abbiamo, se usi i cannoni SDA. Puntamento manuale come prima. Posso spararlo via dallo scafo. Ce la farò. Tu pensa alla Valor. D'accordo. Guarda il Leviatano. Però stavolta abbiamo i cannoni SDA. Che due coglioni. Già questo non molla. Mamma mia però. Kalishi Mura è stata proprio attaccata di brutto. Ah, con A sparo con i... Ma vaffanculo, stavo sparando con la mia arma. Ok, dai, 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 che devo solo schivare. Vai, 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 vai. Attenzione, no. Cannone SDA distrutto. Abbiamo distrutto il cannone, raga. Male. Usa il coso. Usa pure l'ossigeno. Mamma mia, raga. Vai, 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 vai. Veloce, 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 veloce. Schiva sti robi. Mi hanno distrutto il cannone di nuovo. Lì c'è l'altro. Devo essere velocissimo. Ma qua dove lo ricarico l'ossigeno, raga? Non ho più. Porca puttana, mi ha preso. Queste cazzo sono mine. Vado. Vabbè, no, sono morto, sono morto, sono morto, raga. Non ho più. Non ho più vita. Soltanto sto briciolo qua. Ma non c'è modo di ricaricare ossigeno. Eccolo. Vabbè, ho preso pure la mina. Ma che due coglioni. Che questo in bocca ce lo siamo presi. Minchia, l'ho vedetto. Ok, seconda parte distrutta. Ci ricarichiamo l'ossigeno. Attenzione. E voliamo alti per andare indietro. Minchia, guarda come piazza tutte queste cose qua. Se le tocchiamo queste cose è finita, raga. Io mi eviterei almeno quelle vicino a dove dobbiamo sparare noi. Ci ricarichiamo l'ossigeno. Guarda come l'aveva coperto. Ecco perché c'era il coso. Ok, puntamento. Vai, vai, vai. Questa è l'ultima parte in teoria, raga. No. Distrutto. E ora? Lo spariamo così, sti cazzi. Ok. L'ho fatto. L'ho fatto. Ho ucciso il Leviatano. Morto e sepolto. Riprovo con il rilascio manuale dell'antenna. Vai, ho caricato una trasmissione ed è pronta per l'invio. Oh, vaffanculo. Guarda, si è lasciato andare. Mamma mia, ma che cazzo era? Minchia, tra l'altro ci ha fatto veramente male. Ecco perché abbiamo trovato, insomma, un po' di scorte in più. Oh, stavolta abbiamo veramente ufficiale ucciso il Leviatano. Ok, l'antenna penso funzioni. Finalmente, USM Valor, qui Kendra Daniels. Tale che sono tutti morti, raga. Non aprite la capsula di salvataggio. Ripeto, non apritela. Mi ricevete? Guarda. Troppo tardi. La Valor si dirige verso di te. Tieniti forte, Nicole. Oddio.
Porca puttana, raga, la nave è andata proprio direttamente contro l'Ishimura. Mamma mia, ma non ce n'è una che va bene. Salviamo. Qualcosa ha colpito il ponte. Era un asteroide? Sono entrate nella Valo, una nave di salvataggio. Han trovato la tua capsula. E quello che racena è... Oh, cazzo! La Valor è andata. Quando un'altra nave riceverà l'SOS, saremo già morti. No, è quello che dico. Ho trovato una navetta sul ponte equipaggio intatta. Il registro dice che le manca il nucleo. Non ci porterà a casa. Un momento, forse... Se il nucleo energetico della Valor è integro, lo recupero e lo installo sulla navetta, ce ne andiamo di qui. Dov'è la Valor? Alle comunicazioni. Stabilizzaci. Isaac, vado alla Valor con una tuta Eva. Vediamoci lì, cerchiamo il nucleo. La CEC si arrangi, io salvo il possibile. Ok, raggiungi il boccaporto. Il boccaporto. Minchia, quindi avete capito, raga, comunque. Cioè, praticamente noi la capsula dove c'era quello lì che abbiamo spedito nello spazio l'ha trovata la Valor. Minchia, che sfiga. E quelli giustamente si sono ritrovati quel bastardo. Certo, poi una nave militare che non ha saputo battere un solo mutante, mi sembra un pochino, va, noi abbiamo fatto una strage, abbiamo chiuso un Leviatano e poi c'è quelle lì, una nave piena di militari, perché era una nave militare, hanno detto, non è che è nave a caso, turisti per lo spazio, cioè, Dio mio, un minimo di attrezzatura la dovevano avere a bordo. Però vabbè, il gioco vuole che il nostro personaggio abbia una continua sfiga. Quindi il piano è l'unico modo per andarsene dall'Ishimura. Isaac, sono a bordo. La Valor è devastata. Posso andare al ponte? Cosa diavolo era? Niente, sarà una bambina che sta giocando con i petali di rosa. Uscita dal mondo. Capitolo 8 completato, signori. Oltre ogni speranza. Bene, quindi noi ci salutiamo qui. Ragazzuoli, nel prossimo episodio cercheremo di recuperare il nucleo energetico dalla Valor, dalla nave che si è appena schiantata contro di noi. Prendendo quel nucleo dovremo riuscire poi a metterlo sulla capsula di salvataggio. L'unica capsula di salvataggio disponibile all'interno dell'Ishimura che non ha però il nucleo, che andremo a recuperare poi alla Valor. Signori, per questo episodio è tutto. Io vi saluto, belle mie, noi ci vediamo nel prossimo episodio qui con Dead Space Remake. Ciao, belle mie.